uno strano laboratorio questo, installato nell'interno della giungla, senza elettricità. È il laboratorio cinematografico del Fronte di Liberazione Nazionale. Qui la pellicola viene sviluppata, lavata e asciugata al sole, infine stampata a mano. Le immagini che vi presentiamo sono state tutte sviluppate in queste rudimentali condizioni, che spiegano le imperfezioni tecniche di questo documento, il primo che ci riveli alcuni aspetti della vita del Fronte di Liberazione Nazionale. La resistenza è fatta anche di queste lunghe marce, di questi spostamenti senza posa, della utilizzazione di tutte le infinite possibilità offerte dalla giungla. Nelle risaie l'acqua giunge fino alla vita, nella foresta c'è l'insidia delle belve, dei serpenti. Ma i guerriglieri godono dell'appoggio delle popolazioni contadine che ne sostengono da anni la lotta. Il mezzo di trasporto più veloce all'interno della giungla è la bicicletta. Il sampan è un'imbarcazione più piccola della giunca, larga e piatta, senza coperta. Qui al centro, con la lunga sciarpa bianca, è riconoscibile Madeleine Riffaut. La lotta incominciò con queste armi, che sono tuttora il mezzo di difesa delle popolazioni rurali. Sono armi inconsuete, povere e ingegnose. Strumenti di guerra inventati da donne, da vecchi, da bambini. Sono strumenti primitivi, ma è con questi strumenti, o meglio, anche con questi strumenti, che i contadini difendono le loro case e le loro terre. Ecco un fucile che spara frecce avvelenate. Ecco una balestra quasi medievale. Ecco l'antichissima fionda. Ecco una bomba silenziosa. Questi contadini sanno da sempre come si catturano le belve.
Lo stesso sistema viene messo in opera ora per difendersi dalle razzie e dai rastrellamenti. Il villaggio viene circondato da sapienti trappole armate da pali di bambù. Trappole più grandi coperte di foglie e terriccio. Trappole più piccole. Ai nemici sarà difficile penetrare nella giungla. Il grande bilanciere armato, crivellato da terribili lance di bambù, nascosto fra gli alberi e poi lanciato con forza da un sistema di liane, falcia inesorabilmente il terreno. Per difendere il villaggio si deve necessariamente fare appello alle astuzie, alle invenzioni, agli espedienti di tutta la collettività contadina. Le ragazze e i contadini più vecchi passano gran parte della loro giornata a intagliare queste lance di legno, principale accessorio del sistema di difesa del villaggio. Le radure che il nemico intende utilizzare per gli atterraggi con paracadute vengono pazientemente coperte di questi pali acuminati di bambù e quindi rese inservibili. Alcuni villaggi inoltre sono protetti da folti sciami di api addestrate ad aggredire i disturbatori. Le punture di queste api possono uccidere un uomo e non c'è arma che le metta fuori combattimento. Perché i villaggi e la giungla siano meglio difesi, il Fronte di Liberazione Nazionale deve distruggere le vie di comunicazione. Qui siamo a 15 km da Saigon, vicino a An Non Thai. Il combattente dell'esercito del Fronte di Liberazione gode di un minimo equipaggiamento che gli permette di combattere e di sopravvivere. Le granate sono agganciate al suo cinturone assieme alla lampada a petrolio e alla borraccia di acqua bollita. La sua razione di riso è ridotta a una palla compressa in un pezzo di nylon da paracadute. Questo gli è sufficiente per vivere.
In compenso, ognuno ha diritto a confezionarsi un paio di sandali su misura. Solide, leggere, comode per le lunghe marce su tutti i terreni, queste calzature ricavate in maggioranza da pneumatici francesi si chiamano sandali Ho Chi Minh. Questo istruttore di balistica è un vecchio soldato vietnamita, addestrato nel sud da consiglieri militari americani e recentemente passato ai Viet Cong. Si passa dalla teoria alla pratica. Si mira con mortaie e mitragliatrici su un piccolo aereo di legno come bersaglio. I piani di combattimento sono il risultato di uno studio e di una discussione minuziosa e collettiva. Gli agglomerati strategici sudvietnamiti vengono individuati dai contadini, osservati a lungo per permetterne la esatta ricostruzione in modellini di terra. Attorno a questa ricostruzione si studia la situazione, si decidono le modalità e i tempi dell'attacco. Solo dopo una messa a punto così rigorosa, il Viet Cong decide di dar battaglia. Il Vietnam è la terra più bucata del mondo. Chilometri e chilometri di gallerie sotterranee servono come rifugio e permettono anche di uscirne come talpe dalle tane, assai lungi dal luogo d'ingresso. Thank you.
Questo elicottero americano è stato abbattuto il 9 gennaio 1965, esattamente un anno fa. Qui le case sono capanne, i ricoveri sono pagliai, facile preda per le bombe incendiarie. Il bombardamento nemico non risparmia i luoghi dedicati al culto. Nel tempio, ormai ridotto a un cumulo di macerie, il bonzo raccoglie dal suolo i frammenti del suo Buddha. Dopo il combattimento, le donne curano il trasporto dei feriti negli ospedali improvvisati nel più profondo della foresta, laddove non può giungere il nemico. Nella provincia di Ben Tre, il fortino di Cai Diep è stato appena preso. Si raccolgono le armi e le munizioni, poi si inizia la distruzione delle fortificazioni e difese. Fra qualche minuto sarà abbandonato dai partigiani e poi ripreso dall'esercito sudvietnamita. Una guerra di questo genere non consente certo molte precauzioni. Ecco ad esempio come questo Viet Cong dissotterra una bomba inesplosa. L'insolita preda viene portata al centro di recupero, dove saranno disinnescati gli esplosivi. A pochi chilometri dalla capitale sono stati catturati questi soldati sudvietnamiti. Il materiale trasmittente proviene dagli Stox americani. Le autorità USA riconoscono che ogni mese un intero battaglione del Fronte di Liberazione Nazionale si equipaggi con armi abbandonate sul terreno delle operazioni. È il ritorno al villaggio, dopo la battaglia di Go Cao, a 80 km da Saigon. Su questa bandiera rossa è scritta a lettere d'oro la parola d'ordine del Fronte di Liberazione Nazionale. Decisi a vincere. Yeah.
La popolazione del villaggio, i contadini, festeggiano con l'offerta di frutta, con canti, con danze, i combattenti che ritornano. Basta un pezzo di paracadute americano o due sacchi di tela per offrirsi il conforto di un'amaca. E c'è una lettera da leggere, una fotografia da conservare. Questi quattro prigionieri americani sono stati catturati a Yep Oa. Sono i sergenti Orabach, Smith, Melure e Chamacho. Essi seguono tutti gli spostamenti delle truppe partigiane. Un aereo da ricognizione ha appena avvistato una concentrazione di truppe in un piccolo villaggio Vietcong. Come per magia, immediatamente le case vengono sgomberate, il villaggio è interamente smontato e portato altrove. Tra breve, di esso non resterà traccia, sarà scomparso nell'interno della foresta. All'interno della foresta funzionano anche le scuole organizzate dal Fronte di Liberazione Nazionale. Funziona anche il teatro per le forze armate. Ecco il balletto dei combattenti per la difesa contraerea. Il dramma mimato racconta la storia di una giovane donna vietnamita che sta per essere violata da un soldato americano. Ma ritorna il marito, combattente del fronte, uccide il prepotente e consola la sua amata. Ecco il presidente del Fronte Nazionale di Liberazione, Nguyen U Thoc.
circondato dai capi religiosi, membri del comitato centrale, Nguyen Van Goy, Cao Dai, Tin Chung Tu, buddista, il reverendo padre Oue Bu, cattolico, il colonnello Bai Mon Setta Bin Xuyen. In piena giungla, il presidente inaugura l'esposizione dedicata alla battaglia di Bien Hoa, importante base aerea americana. Tra i cimeli della battaglia, i resti dei 20 aerei distrutti dalle forze partigiane. Il Fronte di Liberazione Nazionale rappresenta, dice il presidente, le aspirazioni di 14 milioni di sudvietnamiti. Esso si impegna a condurre avanti la lotta per realizzare l'obiettivo della indipendenza, della democrazia, della pace, della neutralità. Fino a quando questi obiettivi non saranno stati raggiunti, noi non cesseremo di lottare. Siamo pronti a combattere ancora, fino a quando sarà necessario, forse anche per generazioni intere. In piena giungla funziona una tipografia. Qui si stampa in due colori il giornale ufficiale del fronte, il giornale della organizzazione delle donne, e numerose pubblicazioni in francese e in inglese, destinate a far conoscere all'estero la lotta del fronte. Ecco le emittenti sotterranee di Radio Liberazione e la sua graziosa annunciatrice. Questo è il laboratorio centrale della Commissione per la Sanità Pubblica al Fronte di Liberazione. L'alambicco ha come fornello un termitaio abbandonato, dove possono essere raggiunte temperature assai elevate. Qui vengono preparati i vaccini contro il vaiolo in centinaia di migliaia di dosi. Le ampolle sono saldate ad un cannello a pedale e la pompa da bicicletta ha trovato una utilizzazione medica. Siamo nelle paludi della piana dei giunchi. Queste piccole imbarcazioni pesantemente armate assicurano la difesa del quartier generale che si è insediato oggi in questa zona. Queste innocenti barche da pesca ospitano i servizi amministrativi del fronte. Ecco la centrale telegrafica. La dinamo azionata a mano. Radio ricevente e trasmittente. Il ciclostile per gli ordini di servizio. Ecco infine anche le macchine più moderne conquistate in combattimento. Ecco le sorridenti datilografe del comando. Uffici che navigano lungo la palude silenziosa. Questo è il pentagono del Fronte Nazionale di Liberazione.
Come in ogni lotta partigiana, è il sacrificio costante, l'inventiva delle popolazioni, la solidarietà dei contadini che garantiscono della possibilità di resistere e di contrattaccare. I partigiani Vietcong sono l'espressione della volontà di 14 milioni di vietnamiti. Per questo, con serena coscienza, essi vanno avanti, accompagnati dalla solidarietà internazionale, verso la vittoria, verso l'indipendenza, verso la pace. Yeah.